Abbiamo cercato di venire incontro ad alcune esigenze, ad alcune richieste di voler approfondire maggiormente questo tipo di repertorio, che non dimentichiamo il Concilio Vaticano II ha sancito come canto proprio della liturgia romana. Chi sarà il docente? Allora, il docente è il maestro Luca Buzzavi, che è una delle giovani leve formatesi alla scuola di Gregoriano di Cremona, la scuola in Italia, il centro di riferimento per gli studi proprio su questa disciplina. Attualmente il maestro Buzzavi è docente di direzione di coro al Conservatorio di Monopoli, è una personalità che è frequentemente richiesta per convegni, per seminari, per laboratori come il nostro. Una personalità di grande rilievo, abbiamo fatto notevole fatica a scucirgli queste tre giornate perché, ripeto, è sempre in giro. Come sarà strutturato il corso? Il corso si suddivide lungo tre sabati, il 25 febbraio, il 22 aprile e il 6 maggio. Con la giornata suddivisa in due parti, al mattino la lezione di carattere più teorico, dalle 11 alle 13, quindi si lavorerà maggiormente sulla scrittura del canto gregoriano, sulle peculiarità proprio della notazione, della modalità, e al pomeriggio invece dalle 14.30 alle 18 si canterà, quindi si lavorerà mettendo in pratica quello che è stato trattato durante la lezione del mattino. La sede sarà presso il Salone delle opere di Santa Maria Madre della Chiesa a Lavagna, che ci ospita gentilmente, e le iscrizioni terminano il 20 di febbraio, almeno chiediamo di poter aderire entro questa data per motivi organizzativi, poi sarà naturalmente anche possibile aggiungersi strada facendo. A chi è rivolto questo corso? Bisogna avere delle competenze particolari per partecipare o è aperto a tutti? No, proprio perché è il primo che organizziamo, è proprio con lo scopo di rendere questo repertorio fruibile da parte di tutti, il corso è aperto a chiunque. Ci auguriamo che, come dire, questo invito sia raccolto anche al di fuori della diocesi, anche da chi è vicino e vuole naturalmente avvicinarsi e conoscere meglio questo modo particolare di pregare.